Dicevo che sicuramente il problema è grave e grosso. Guarda, io, il Comune di Arsenio, come tutti i comuni della Vallata, fanno parte del consorzio per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di Atri, a cui partecipano anche i comuni di Atri, Silvia e Pineto. Avevamo all'inizio la discarica di Atri, che veramente per noi è stata una risorsa grandissima. Le tariffe erano molto basse, il servizio era più che decente, più che decoroso. Poi purtroppo è successa la vicenda della chiusura 5-6 anni fa della discarica. Non è nell'immediato l'ipotesi di riapertura o di ampliamento delle discariche, perché ci sono dei problemi legati a dei contenziosi con il proprietario, nessuno che ci conti di altri del territorio e ad alcune autorizzazioni che la regione dovrebbe rilasciare, però tu pensa che noi siamo costretti ad andare a scaricare i nostri rifiuti insomma, a lanciarci una diga, con tutti i costi che questa La soglia, può lo essere strato, considerata. Però se uno avesse la certezza veramente di dove andare a scaricare, già sarebbe un problema minore, perché veramente si naviga a vista, si naviga a vista nel senso che se abbiamo la certezza domani di andare a Cerratina, probabilmente dopodomani fino a per quando qualche tempo? ragione, Fino a esatto. quando tempo? Quindi insomma Questo. io credo che ormai si debba dare una Quindi risposta è un problema definitiva. anche del sito, di trovare un sito Sicuramente, nel territorio, però è se questo. fosse, Solo se certamente. viene dal ceto o se viene Esatto. dall'alto, Allora non dal io dico una cielo. cosa, che quando le cose devono essere fatte, vanno fatte. Perché vedi, guarda, io non credo che sia stata una incapacità amministrativa della giunta Bassolino Andauri, cioè, io credo che veramente il problema si sia cercato di spostare troppo in avanti o non gli sia stato dato il giusto peso, perché a quel punto lo Stato interviene e deve intervenire, perché in mancanza di questo poi veramente sarebbe la... Detto questo, e comunque devo dire che adesso come consorzio di Atri abbiamo spedito un bando europeo proprio per affidare il servizio a una ditta esterna, ripeto un bando europeo, e nel bando è prevista appunto la raccolta differenziata. La raccolta differenziata ormai credo che sia indifferibile dalle proiezioni che noi abbiamo. Quando abbiamo uno studio che ci ha presentato un ingegnere del ramo, dovremmo conferire nel giro di 1 o 2 anni perlomeno il 30% in meno di materiale in discarica, quindi immaginerai che significa anche in termini di pagamento. Oggi si costa 180 euro a tonnellata, io ricordo che i primi anni si pagava 90 euro a tonnellata, 90 lire a tonnellata. I costi sono diventati Un po' limitati, esorbitanti dov'è? e certamente poi all'inizio saranno i comuni a far fronte a questa lievitazione, successivamente poi saranno i cittadini a sopportarne il peso se non si interviene, se non si interviene con estrema decisione. E questa è l'intenzione nostra comune. Diciamo che andiamo tutti quanti insieme proprio in questa direzione. Benissimo. Allora, per concludere Lunga. questa lunga, non lunga assolutamente, questa intervista, come tutti gli altri sindaci, come colleghi, naturalmente facciamo questa domanda. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Alla parte Io ti dico francamente che non la guardo tantissimo, ma risolvo quasi una domanda, quindi io dovrei farmi una Sì, domanda. si deve dare una risposta. Questa è bella. Questa è bella, devo pensarci un attimo. Farmi una domanda riguardo sicuramente a un tema amministrativo. Guarda, mi metti in estrema difficoltà. Può riguardare non solo il suo, diciamo, Politico e politica, può amministrativo. essere anche qualsiasi cosa. Giochiamo. Allora, siccome ieri proprio la notissima vicenda della rottura, o perlomeno presunta rottura tra Berlusconi e Fini,
non è che dà una risposta. Sì, ci giochiamo. Quindi, sì, ci giochiamo. Allora, questa, insomma, questo confronto così duro tra i due commutatori del PDL, a quali io naturalmente, per chi io riferisco, potrebbe portare a una grave crisi istituzionale e quindi portarci a elezioni anticipate, che naturalmente forse nemmeno l'opposizione oggi auspicherebbe. La mossa di Fini è stata una mossa meditata oppure è stato un atto francamente eccessivo rispetto alla gravità della situazione? Questa potrebbe essere la domanda. Sono diverse le domande. Per Rosconi e per Fini, però siccome pare che questi siano l'ordine del giorno, non ero preparato a questo tipo di richieste, per cui no, anche perché sono cose che mi piacciono, mi appassionano e cerco di vederle in maniera distaccata, anche se mi accusano di essere un po' troppo legato a una certa parte politica. Guarda, io dico che di Fini avevo ed ho tutt'oggi una grande stima personale, perché lo vedo un politico di grande intelligenza, di grande spessore, però ha scelto il momento sbagliato per intervenire. Guarda, francamente io, assistendo al dibattito che ha avuto con Berlusconi, non ho visto più il Fini glaciale, ragionatore, ho visto un Fini nel pallone, e io la chiamo la sindrome dei presidenti della Camera. Guarda un po', se tu ci rifletti, Casini era il delfino di Berlusconi, diventato presidente della Camera, e, non lo so, per un fatto si bruciò. Bertinotti presidente della Camera, è la cosa che aveva voluto di più, in quel ruolo è stato ridimensionato in maniera forse nemmeno meritata, perché anche Bertinotti è stato un uomo di grandissimo spessore politico, ed è scomparsa la scena politica. Pensavo che Fini questa volta sapesse esercitare veramente quel ruolo secondo la sua grande intelligenza. Non lo so, io credo che la cosa rimarrà nell'ambito del discorso politico interno, e credo che sia meglio per tutti che questa sia la direzione, però anche perché poi i numeri hanno depongono a favore del partito in maniera troppo forte, 160 contro 11, non credo che Fini abbia avuto un riscontro, anzi credo che sia una figura che non avrebbe meritato di fare. Siccome da persona intelligente qual è, penso che possa tornare indietro, e sicuramente i consiglieri che attorno lo indurranno a ripensare, perché il momento è talmente difficile che non possiamo permetterci di percorrere strade diverse. Mi auspico anche che sia il PDL che il PD, che è il maggior partito, che è guidato da persona, Bersani, che io personalmente stimo, perché è una persona equilibrata, possano, al di là di quelli che sono quegli estremismi dalla parte dell'altra, incontrarsi veramente, pensare a fare delle cose che vanno nella direzione del bene del paese. È una domanda e una risposta che forse non pensavi che mi facessi, ma siccome questa è oggi all'ordine del giorno. Sì, 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 questa è tutta la bocca dei media e dei... Benissimo, sindaco. Noi non facciamo altro che ringraziarla della sua disponibilità, della sua pazienza, e quindi un arrivederci a questo progetto per quanto riguarda la valorizzazione turistica, e quindi dopo verremo a scoprire qualcos'altro. Ringrazio voi per la cortesia di avermi ospitato. Sono comunque a disposizione, credo, insieme agli altri sindaci e certo. Alle altre amministrazioni. Grazie, buon proseguimento e buon lavoro.